Non ci meravigliamo quando i torrenti esondano e si verificano le frane. Non imprechiamo contro la cattiva sorte se l'acqua, impossibilitata a seguire il suo corso storico verso il mare, trova strade diverse e provoca devastazioni. L'intervento spetta al genio civile e alla provincia, ma ogni anno a loro si è sempre sostituito il comune. Queste sono le condizioni del torrente Montagna Reale, visto dal basso, vicino al luogo in cui di recente sono stati effettuati lavori di riparazione di una condotta fognaria e poco lontano dalla foce. È talmente coperto che per vedere l'acqua che scorre bisogna guardare con particolare attenzione. A monte, cioè nella parte sovrastante Ponte Provvidenza, la situazione è uguale, vegetazione a gogò. Leggenda racconta che molti anni fa l'acqua arrivò quasi al ciglio del ponte, ma che questo avvenimento ci sia stato o no ha poca importanza. Viste le condizioni del torrente può succedere di tutto. Anche il Timeto, ci è stato detto, in condizioni simili, tanto da garantire anche carichi di legna a chi ne ha bisogno. Il suo letto, forse dal punto di vista naturalistico, è meno problematico del Montagna Reale, ma i precedenti sono più recenti, tanto da far chiudere il ponte e da rendere critici i piloni. Ma si dimentica che all'interno ci sono i pozzi che alimentano l'acquedotto cittadino. Il territorio di Patti dunque è chiuso da due torrenti strapieni di vegetazione. A questo punto, vista la precarietà dei due torrenti e l'esiguità delle casse a qualunque ente appartengono, è necessario programmare un progetto quasi a costo zero, solo il pagamento del gasolio, simile a quello adottato a Barcellona e a Gioiosa Marea. Cioè si può chiedere l'intervento delle maestranze dell'ESA. Nel frattempo non resta che sperare nella buona sorte.